alberi tagliati da poco in una strada di Roma. Il regolamento comunale prevede che vengano rimpiazzati, ma per ora la situazione è questa. E il tagliare non è una prerogativa romana. Nelle nostre città, solo nell'ultimo anno, abbiamo distrutto oltre 2000 ettari di aree verdi. Distruggendo perdiamo il servizio che la vegetazione si fornisce, ad esempio riducendo la temperatura e filtrando l'aria. Per questo la presenza del verde comporta anche un risparmio economico e la riduzione dei consumi energetici per rinfrescare le nostre case. La vegetazione migliora la qualità dell'aria, eliminando le polveri sottili, che sono pericolose per la nostra salute. Un vero e proprio servizio che ci fornisce la vegetazione, che ad esempio a Roma ha un valore stimato di quasi 8 milioni di euro risparmiati ogni anno. Il verde urbano oggi più che mai assume un valore non più esclusivamente estetico, gli alberi sono bellissimi, il verde è bellissimo, ma soprattutto un valore legato alla qualità della vita, perché gli alberi sono i tanti tasselli vivi e silenziosi che compongono l'infrastruttura verde che dota le nostre città dell'elemento fondamentale per migliorare l'ambiente in cui viviamo, perciò di conseguenza è fortemente legato alla nostra qualità della vita e alla nostra salute. È fondamentale che i cittadini svolgano una funzione di pungolo, di richiesta nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Questo perché un luogo, uno spazio pubblico non sia più esclusivamente chiamato verde urbano, che ha un valore esclusivamente quantitativo, ma possa trasformarsi in un valore qualitativo. La lotta per lo sviluppo sostenibile sarà in gran parte vinta o persa all'interno delle nostre città e per affrontare la sfida abbiamo bisogno di tutto l'aiuto delle piante.